mi chiamo Giorgio Rossini, sono un ingegnere di vecchia data, con una grande passione per la musica elettronica dagli anni 70. E niente, sono rimasta stupita per molti anni, perché a quei tempi, quando avevo 20 anni, costava tutto troppo, e quindi alla fine costruivo oscillatori, piccoli sequencer, tutto molto artigianale. E poi chiaramente le cose belle le comprava qualcun altro che era pieno di soldi, ovviamente. Poi per 20 anni, anche per 25, fino all'inizio degli anni 2000, diciamo che sono rimasto lì stupita questa cosa. Poi ho conosciuto questo amico che è stato un collega della stessa azienda e che aveva questa grande passione di autocostruzione, 20 anni di meno, e ho ricominciato a raccogliere. E a parte, vabbè, un certo numero di synth che ho lasciato a casa, che sono un pochino più seri, ho fatto quindi una piccola collezione di cose degli anni 80. Spiegarceli un po'. Tutti questi strumentini, diciamo, a un livello ovviamente di qualità lofi, quindi cose che adesso si ritrovano magari interessanti, più che altro perché fanno della musica piuttosto sporca o che hanno magari dei timbri che ti ricordano gli anni 80 e che, volendo, quando i posti giusti, si trovano nei mercati dell'usato, soprattutto quando quelli che si occupano magari di abbigliamento, di mobili o altro, vai in questi posti dove trovi giocattoli usati per bambini, trovi anche di queste cose che spesso sono interessanti perché fanno. E poi riuscite a modificarle anche queste cose? Si possono anche modificare, infatti lo scopo per cui ho cominciato a raccoglierli da qualche anno era cercando di trovare del tempo, che in questo momento ancora non ho, di fare del bending, il circuit bending, perché tutti questi sono strumentini citati per esempio da Rick Gazzara, che è il fondatore del movimento già dagli anni 70, per cui ho pieno di schemi, pieno di indicazioni e tra l'altro avrei anche voglia di aprirli per toccarli e cominciare a tirar fili, ma purtroppo manca il tempo. In realtà si intravedono anche cose che nel tempo si sono evolute e puoi farmi indicarcene qualcuna di queste cose? Ma per esempio io il primo che ho comprato è stato questo qua nel 1998, ho comprato questo oggettino che è stato usato per esempio da un gruppo tedesco all'inizio degli anni 80 per fare una canzoncina che molti ricordano, si chiama Da Da Da, e che aveva questo ritmo piuttosto riconoscibile in quale loro cantavano e ovviamente mostravano anche questa specie di coso che è in realtà una calcolatrice alla quale avevano aggiunto anche la capacità di riprodurre musica con questa tastierina che serve, diciamo, sia per la calcolatrice che per suonare, alla quale però avevano anche aggiunto la capacità di sintesi, perché c'è una modalità particolare: se tu vai nella modalità calcolatrice e metti in memoria un numero di 8 digit in cui ogni digit ha il suo senso particolare, tipo scelta della forma d'onda, scelta dell'attacco del release, riesci ad ottenere dei ritmi. Questo per esempio è un timbro che ho creato ieri sera, assolutamente sintetico, in cui inventandomi un numero che appunto come primo digit c'ha la forma d'onda, come secondo c'ha delle alterazioni della forma d'onda, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto sono l'inviluppo, poi c'è la presenza di tremolo e un altro ceppino che non ricordo, effetti speciali, ti permette di crearti proprio dei timbri, poi tra l'altro passati attraverso filtri rendono molto di più che attraverso l'altoparlante 3 cm ovviamente. Poi però chiaramente nel tempo ne ho trovate delle altre, questa per esempio è una variante dello stesso, senza calcolatrice e con i tasti microscopici ma non abbiano forza. Poi ho trovato questo qua che ovviamente speso niente perché lo vendevano come calcolatrice, in realtà è un oggettino molto interessante perché è stato usato dai Kraftwerk per fare vari pezzi. Circuiti integrati della Texas che creano voce sintetica con metodi matematici, non sono campioni, sono proprio uno studio molto bello che poi ha portato a questo oggetto qui e poi ai vari speak and spell e cose di questo genere, o grillo parlante in Italia, che tra l'altro ho a casa e che ho preso il suo tempo per manipolare, ma ancora sono lì che
aperta, no? Chiaramente, per fare esperimenti di questo tipo, con la capacità anche di dire delle frasi, tra l'altro, tipo... Allora, è meglio con... Grazie, grazie mille.